Quanti di voi hanno dato la vita per avere una storia d'amore serena e senza problemi? Senza problemi. Senza problemi. Senza problemi. E quanti di questi sono stati feriti, usati, sfruttati fino all'osso e poi buttati via come carta per il culo? Come carta. Il Vendicatore. Il Vendicatore. Il Vendicatore. Il vostro killer a richiesta. Oggi il Vendicatore è stato chiamato da Priscilla, una ragazza di Salerno che per amore ha dato tutto ad un imbecille che l'ha sfruttata, maltrattata, prosciugandole persino il conto in banca. Segni particolari del coglione. Cazzo piccolo. Cazzo piccolo. Pronto? Pronto. Sì? Ciao, indovina chi sono? Beh, 02 02 Milano. Mamma mia, è Alan. Sì, sono io, ciao. Mamma mia. Vabbè. Allora, raccontami di sto figlio di puttana, dai. Niente, insomma, mi ha praticamente dilaniato l'esistenza. Siamo stati insieme 2 anni. Lui in realtà, insomma, era commercialista, sì, abilitato e quant'altro. Io l'ho conosciuto quando lui esercitava l'attività. Insomma, sapendo il lavoro che facevo io sono agente di commercio per la Zecca dello Stato. Minchia. Ha insistito, insomma, a far sì che lui, insomma, io lo dovessi aiutare a entrare nella mia azienda. Ha chiuso il suo studio e praticamente, insomma, mi premeva, insomma, ci stavano queste insistenze molto molto forti, tant'è che il mio area manager ha deciso praticamente di farlo entrare, ma per non sentire più me nelle orecchie, insomma. Quindi praticamente a quest'uomo gli hai regalato un lavoro, gli hai prestato dei soldi, ho letto dalla lettera, cioè gli hai dato 8.000 euro l'ammontare del danno. Sì, vabbè, diciamo praticamente che tu ti sei mostrata un tappetino, uno zerbino. Bravissimo. Solo perché purtroppo eri innamorata, quindi questa è la cosa più importante, ecco, giusto? Mi ha completamente proprio rincoglionita. Poco tempo fa mi ha chiamato perché queste picche mentali che aveva lui, giustamente aveva perso la gallina nell'uovo d'oro, voleva rimanere amico. Mi ha chiamato qualche tempo fa, aveva messo incinta una ragazza, si voleva sfogare un po', Facciamo merda sto figlio di puttana. Il Vendicatore entra in azione. Pronto? Pronto, Davide? Sì? Ciao, io ho bisogno di parlarti un minuto, sono Calogero. Perché? Allora, ti ho detto che ho bisogno del tempo per parlarti, perché o ti parlo o vengo a prenderti direttamente. Sto facendo proprio alcune. Ah, ok. Allora, prima di tutto mi devi presentare, devi dire chi sei, perché altrimenti. Allora, sono. Che mi chiami con sconosciuto. Sì, è perché sono in ufficio e non ho adesso tempo di parlare. Ok, dimmi. Allora, ti spiego subito. Il mio nome è Calogero. Io sono l'attuale fidanzato di. Che è la tua ex, giusto? Ci siamo frequentati, sì. Sì, siete frequentati. Cazzo piccolo, parla con me quando devi attivare il cervello. Allora, mi ha detto. Madre, sì. Allora, sì. Mi ha detto che l'hai chiamato. Non offendere. Sì. Allora, forse non hai capito con chi stai parlando e questo già è un problema che poi ti risolverai da solo. Adesso ascoltami, apri le orecchie perché io pazienza ne ho veramente poca, capito? Allora, sì. Mi sembra che ti sei comportato malamente con questa ragazza, che proprio hai esagerato, diciamo, no? Però adesso ci sono io, capito? Adesso c'è proprio Calogero. Sì, ma io non ho mai chiamato, forse non. No, no, a me mi ha detto che tu hai chiamato ultimamente, che ci hai raccontato i cazzi tuoi. Io a ieri sera, no? Ci ho dovuto menare 2 schiaffoni per ricevere il tuo cazzo di numero. Adesso io ti chiamo e ti sto dicendo, allora, siccome io dalla Calabria non mi voglio muovere per fare un cazzo di casino, ascoltami. Senti, a me non mi interessa proprio di niente, non ho chiamato nessuno, non voglio chiamare nessuno. Allora allora parliamo da persone educate, giusto? Io non ho mai chiamato, ma che stai dicendo? Mi hanno detto, io ho visto una chiamata, cose, no? Mi fai parlare o non mi fai? Mi fai parlare o non mi fai parlare? Ok. Se io sono una cazzo di volta, no? Vedo quel cazzo di numero che appare sul telefonino, io ti taglio la testa. Ha capito? Ha capito, ha capito, ha capito. No. Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Ed ora la seconda parte di Il Vendicatore. Il Vendicatore. Il Vendicatore. Il vostro killer a richiesta. 4, 3, 1,
io sono una cazzo di volta, no? Vedo quel cazzo di numero che appare sul telefonino, io ti taglio la testa. Ha capito? Ha capito, ha capito. Forse no, no, ma ha capito la testa che i numeri. Ah, hai cancellato. Perfetto, io ho cancellato già i numeri, l'hai trattata una merda per quanti anni non lo so. T'ha fatto lavorare, t'ha fatto guadagnare i soldi. Tu ce l'hai fregato i soldi, no? Io ma raccontato, che mi ha raccontato tutto. Che in due anni ti sei fottuto 8.000 euro, ma non ti vergogni un po'? Ma da adesso dimmi una cosa, ma da uomo, no? Un cazzo di uomo, tu sei un uomo, giusto? Ha detto ma che sei palestrato, che corre, fai, no? Se tu... Non voglio sapere proprio più niente di questa persona, perché io non ho mai fatto di queste cose. Quindi, gentilmente, lasciatemi in pace. No, non hai capito. Io ti do la pace eterna se vedo un'altra chiamata. Ma questo l'hai capito? Va bene, no, guarda, ti stai proprio confondendo con questo. No, non ho capito! La cosa è, l'hai capita o non l'hai capita? Non c'è nessun tipo di problema, non ti preoccupare. È finita. Allora tu vuoi andare con nuove ragazze, vuoi andare a vivere una vita felice, normale, dove non ti devi spaventare di andare a comprare le sigarette? La vuoi fare una vita così? Ma è finita, io non sto dicendo proprio niente, tu stai dicendo la vita. Cosa ti prendo? Io ho visto il tuo cazzo di numero sul telefonino, ok? Ma non è neanche tuo quel cazzo di numero. Qui questo dove ti sto chiamando? Questo è mio, sì. E allora chi cazzo l'ha chiamata? Lei io l'ho chiamata. Cambiato vita, non ti preoccupare, sei tu che se fai quel cazzo di numero non sei più tranquillo, hai capito? Va bene, questo l'hai capito? Io non chiamo nessuno, quindi sono tranquillo, non tengo più i numeri. L'hai capito, vero? Perché se io mi faccio un cazzo di viaggio e vengo là, succede un cazzo di casino. Ma questo l'hai capito? Dimmi se l'hai capito. Senti, comunque stavo lavorando, ti ho risposto. Okay. Non mi interessa di niente, ma penso che posso continuare a lavorare. Ok, allora quindi è finita qua, ok? È finita. Ok? Ricordati, uomo avvisato, mensu salvato, Va bene, posso andare a lavorare? Sì. Ciao. In cucina.